Noi abbiamo una grande eccellenza nella pubblica amministrazione in termini di formazione, che è la Scuola Nazionale di Amministrazione, e quindi per me è un vero orgoglio poter pensare che in una città importante come L'Aquila, che ha vissuto i drammi di questo territorio, possa celebrare una scuola di formazione che sarà evidentemente soprattutto dedicata alla costruzione dei profili che servono per dare cura a questo territorio. Quindi oggi sarà anche l'occasione per visitare la nuova sede e io spero di poter tornare presto quando sarà operativa. La mia presenza qui all'Aquila oggi è proprio per ascoltare i territori, per cercare di stringere un patto di collaborazione con chi vive tutti i giorni la burocrazia, la vera burocrazia, che è quella del dialogo costante con i cittadini e con le imprese. Per fare tutto questo, e quindi per fare in modo che la burocrazia sia vissuta dai cittadini, dalle imprese, dai nostri utenti come una opportunità, dobbiamo costruire delle risposte che tengono conto di quello che avviene nella realtà. E quindi bisogna costruire il futuro della nostra burocrazia ascoltando i territori, sindaci, amministratori, chi tutti i giorni dialoga con i cittadini, chi tutti i giorni deve dare delle risposte. Quindi io mi sono preso l'impegno di girare l'Italia, di incontrare i nostri amministratori e costruire insieme a loro un percorso che ha l'ambizione di far sì che la burocrazia venga vissuta come una vera opportunità.